Benvenuti a Claus Condicio, abbiamo un esordio telefonico nella nostra trasmissione, il dottor Fabrizio Ferrandelli, candidato a sindaco di Palermo e per il centro-sinistra, diciamo così, vero? Buongiorno dottore. Buongiorno. E dunque, come procede la candidatura, la campagna elettorale? Molto bene, perché c'è grande entusiasmo tra i palermitani e c'è voglia di cambiamento. E lei pensa di interpretarlo? Guardi, io sono uscito vincitore da un contesto che era un contesto di partecipazione, che è il contesto delle primarie, dove addirittura è stato raddoppiato il numero dei partecipanti rispetto alle ultime. Da 16.000 siamo passati a 30.000, questa è voglia di cambiare, voglia di interrogarsi, e poi abbiamo un'agenda molto fitta nei quartieri, nelle case, nei posti di lavoro, negli uffici di cittadini che organizzano momenti di incontro per conoscere il programma e condividere insieme le idee del cambiamento. Senta, un tema forte ovviamente è la ripresa, la tenuta economica, i problemi del sud eccetera, però ecco, con questo governo Monti, quali sono le richieste che, se sarà eletto, formulerà al governo per Palermo? Sicuramente punteremo tutto sulla riorganizzazione innanzitutto dei nostri conti, delle nostre aziende controllate, che sono la vera spina nel fianco, riorganizzando i piani aziendali e riorganizzando anche quelle che sono le misure di investimento e degli sprechi. Dopodiché chiederemo una minore misura di pressione fiscale nei confronti dei paesi del sud, che devono chiaramente fare i conti con dei servizi sociali che non sono adeguati a quelli del resto del territorio, per cui chiederemo anche che le somme pro capite nei servizi per i cittadini del sud vengano adeguate a quelli dei cittadini del nord. Senta, il voto mafioso c'è, è un dato di fatto, non solo in Sicilia, intendiamoci, ormai abbiamo visto che c'è a Milano ampiamente. Come si fa a dire no, ammesso che lei dica no al voto mafioso? Che diciamo no, quei no sono innanzitutto i presupposti di una campagna elettorale che si fa senza sconti a nessuno, soprattutto nei temi della legalità, della giustizia e della trasparenza. Bisogna rendere ben chiaro il profilo e soprattutto esercitare il voto libero. Il voto clientelare è l'anticamera del voto mafioso. Il voto mafioso è corposo, è consistente in certe zone, è forte. Lei ha già detto no. Esclude che poi vota per altri candidati, questo no. Per altri candidati, insomma. Purtroppo non possiamo escluderlo, perché è un fenomeno permeante, è un fenomeno che si è verificato negli anni e che crediamo si possa ripetere, ed è il motivo per il quale stiamo allertando tutte le prefetture, stiamo allertando anche i nostri rappresentanti di lista, perché sarà importante vigilare soprattutto davanti ai seggi. Leo Luca Orlando per fa una campagna su anche lui rimane candidato, giusto intanto? Sì. Ecco, fa una campagna impostata sulla legalità, sull'antimafia, eccetera. È più probabile che il voto mafioso scelga lui? Di lei sì, altamente mi pare. Sì, io mi auguro che non scelga nessuno dei due, che entrambi restiamo indenni. Detto questo mi auguro che entrambi restiamo alla larga. Di certo su di me non si eserciterà mai il voto della mafia. Ecco, e su di lui ci metterebbe, non su di lui persona, sul voto mafioso, intendiamoci, ci metterebbe la mano sul fuoco che non vota per lui? Assolutamente no. Senta, mi fa piacere che lei abbia detto chiaramente non voglio quei voti, comunque complimenti, perché non è da tutti in campagna elettorale. Senta, un tema importante del centro-sinistra è il turismo per Palermo. Su questo, Palermo è una capitale, parliamoci chiaro, del Mediterraneo. Su questo che idea ha? Allora, mi scusi un attimo per la domanda precedente, io mi auguro anzi che Leo Luca Orlando smentisca il sostegno di Ciancimino Junior. Ah no, certo, prego, dica. Sì, poi
siccome Ciancimino Junior ha dichiarato che avrebbe sostenuto il Lucorlando e che pensava anche di candidarsi nelle sue liste, e ancora abbiamo un clamoroso silenzio su questo, mi auguro che immediatamente il Lucorlando prenda le distanze. Se Ciancimino l'avesse detto di me, gli avrei detto di tenersi alla larga perché io non voglio quei voti. Poi diciamo chiaramente, Massimo Ciancimino è indagato per rapporti, questioni di, tra l'altro condannato e indagato per rapporti non chiari con certi ambienti, si è incontrato, secondo sempre gli investigatori, con alcuni esponenti dell'Andrangheta. Insomma, l'endorsement di Ciancimino è impegnativo. È impegnativo e io mi auguro che immediatamente arrivi una presa di distanze. Che per ora non abbiamo avuto. Mentre lei, non è ancora arrivato. Mentre lei coraggiosamente ha detto no, io quel voto non lo voglio e non mi interessa se è corposo, ci rinuncio. E questa è una cosa molto importante. Come giudica Ciancimino? Ciancimino deve stare alla larga, io non credo nei pentimenti repentini, aspetto che la procura faccia chiarezza e comunque deve stare alla larga da me e da tutti coloro che stanno costruendo il cambiamento in questa città. Benissimo, dicevamo il turismo, che idea c'ha per il turismo, per riportare i turisti, già ce ne sono, insomma, aumentarla a Palermo? Noi stiamo cercando di riqualificare 24 km di costa di mare palermitano. Palermo è una città di mare che ha voltato purtroppo le spalle al proprio mare e stiamo puntando molto sulla riqualificazione, proprio per ricettività turistica e alberghiera, di luoghi importanti dell'infanzia di interi palermitani che ad oggi sono inaccessibili: Bandita, Bagni Virziti, Ralpiccione. E poi stiamo puntando molto sul riadeguamento del porto, un porto che noi vediamo come porto turistico per navi da crociera e che deve essere liberato dal traffico delle merci che devono essere spostate sul porto commerciale di Termini Imerese. Stiamo valutando un piano urbano del traffico che preveda pedonalizzazioni di intere aree del centro storico in cui ci sono beni culturali e patrimoniali di grande entità che possono sicuramente dare una grande offerta ai turisti che arrivano qui. E poi la grande ambizione di candidare Palermo a capitale europea della cultura nel 2019, così da riuscire a creare circuiti stabili per attrarre ancora una volta i turisti qui a Palermo. Senta, c'era stata una dichiarazione dell'ex assessore al turismo della Regione Sicilia, quello della mortadella, adesso mi sono dimenticato, Nino, il mio amico Nino Strano, il quale aveva detto anche il turismo gay, che è un turismo internazionale molto ricco, molto benestante, ovviamente ben accolto in Sicilia, noi siamo aperti, non siamo assolutamente. Lei se la sente di sottoscrivere? Beh, certo, non soltanto sottoscrivo, io non credo, sono uno di quelli che ha fatto sempre battaglie per i diritti civili, per cui credo che veramente possa rappresentare una ricchezza in più. Certo, insomma, se viene se Palermo diventa una meta turistica anche di quel mondo lì, insomma, lei ne è solo che contento, perché insomma nella Giovanna è la città. Sì, è un mondo come tutti gli altri. Guardi, io ho nominato in giunta Titi De Simone, che è una delle organizzative. La conosco bene, lesbica, sì. Certo, e questo non lo sapevo, che cosa farà Titi? Titi De Simone è stata designata quale assessore della nuova giunta Ferrandelli. Senta, invece non riguarda strettamente il comune, però come politico, sulle unioni civili, così per curiosità, a titolo personale, che posizione ha? Io sono il primo firmatario di una delibera che ho presentato in Consiglio Comunale per l'istituzione del registro anagrafico delle unioni civili, che è stato votato con stragrande maggioranza. Quindi, insomma, se è chiaro, questo mi sembra un messaggio assolutamente chiaro. Che cosa aspetta la Sicilia a Palermo e cosa mi dice di Lombardo? Ma la Sicilia sul Lombardo aspetta le sue dimissioni, è chiaro che la Sicilia non può permettersi un altro presidente della regione che venga rinviata a giudizio per mafia, è chiaro, perché sono pesi pesanti per questa città. La Sicilia ha una grande aspettativa per quanto riguarda l'occupazione e lo sviluppo, soprattutto per trattenere qui i palermitani, 15.000 palermitani che ogni due anni sono costretti a portare i loro talenti in altre città d'Italia e d'Europa. Senta,
invece sulla Lega viene fuori quasi l'incredibile. Che sensazione ha avuto? Per me non era per nulla. Mi hanno detto, insomma, ecco. Sì. Per me non era per nulla incredibile, perché abbiamo sempre capito che fosse il classico partito dei predicatori, di quelli fate quello che vi diciamo noi, non fate quello che facciamo noi. Mm. Però vedere tutta questa tasso di presunta, ovviamente poi ci devono essere processi, di presunta corruzione, quindi da verificare la corruzione, però politicamente sicuramente c'è una responsabilità. Cosa le ha, come vede la Lega? È finita? Un futuro? Io mi auguro che sia finita, perché non credo che partiti come la Lega possano fare bene alla nostra nazione, alla nostra Italia. Noi abbiamo bisogno di un'Italia coesa, unita e solidale. Senta, se dopo un processo giusto e una condanna giusta qualche leghista paga con il carcere, lei cosa prova? Credo giustizia sia fatta, perché qui a pagare ultimamente sono soltanto i poveracci. Poveracci, insomma, sui meridionali, sui siciliani, se uno dopo un processo è corretto. Se è corretto uno che paghi entrambi. Giusto paga anche, diciamo, con la galera, parlo del leghista, insomma, se c'è un processo giusto non le dispiace? Assolutamente no. Va bene, viva la franchezza. Senta, dottor, noi la seguiamo in campagna elettorale, le facciamo un in bocca al lupo. Una cosa che ci vuol dire ancora, che non ha detto, che le sta a cuore della sua campagna elettorale? Ma la nostra è una campagna elettorale che punta tutto sui palermitani. Molti credono nei salvatori della patria che arrivano e da soli cercano di risolvere i problemi di una città complicata come la nostra. Noi stiamo puntando molto sulla nostra identità, sulle competenze locali e sulla capacità di fare squadra e rete. Siamo convinti che questa risposta plurale alle tante risposte invece singolari dei tanti io darà veramente la forza del cambiamento a questa città. Va bene, la ringrazio di cuore, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.